Ciao a tutti ragazzi e bentornati da ZV Jackson. Siamo qui col terzo episodio della carriera interattiva. Ragazzi, potete vedere che mi sono comunque svegliato da pochissimo. E vi devo dire subito una cosa: di andare a vedere il video che ho fatto su In Segreto, di lasciare subito un bel like per questa nuova serie che comunque avevo introdotto da un poco. E potevo vedere, cioè ho visto che vi è piaciuto tanto, avete lasciato veramente tipo 40-30 mi piace. E ragazzi, siamo qui col terzo episodio, però vi devo dire subito che praticamente non potrò mettere gli screen di chi mi consiglia le cose per motivi di velocità, per comunque farvi uscire prima il video. Comunque, allora, per Marlon, ci ricordiamo, avevamo offerto 2 milioni e 4, se non mi sbaglio, e arrivano altre offerte per questo difensore centrale brasiliano. Mentre invece per Babacar continua a rifiutare il contratto. Io a sto punto provo a offrirgli l'ultima volta il contratto, ossia 45.000, giocatore importante, se no al massimo lo accantoniamo, perché abbiamo veramente tanti giocatori. Mi avete consigliato un sacco di giocatori. Allora, Alessio Albano ci consiglia Gabriel Jesus. Andiamo a cercare questo Gabriel Jesus. Io all'inizio pensavo fosse il Gabriel, quello del Santos. Lui ha detto di no. Andiamo a cercarlo, Gabriel Jesus. Eccolo qua. Infatti non è per niente lui, è un altro Gabriel che gioca sempre in Brasile, nel Palmeiras. Quindi andiamo a chiedere informazioni e a osservarlo. Mi piace un sacco quando mi consigliate questi giocatori che neanche io conosco e rimango tipo a dire oh wow, ero rimasto indietro. Comunque, Davide Barbieri invece ci consiglia un giocatore che conosco anche io, conosco già la sua forza, per questo lo voglio prendere il prima possibile. E infatti è Viktor Kovalenko. Ragazzi, Kovalenko fortissimo, il miglior ucraino del gioco secondo me, per età e per prezzo. Fortissimo, andiamo anche lui a chiedere informazioni. Falky Rex ci ha fatto una lista assurda, però io fra tutti volevo chiedere informazioni per Matheus Pereira. Andiamo subito a cercarlo, eccolo qua. Sia perché è giovane, sia perché è brasiliano. E ragazzi, potete vedere soltanto dalle info iniziali, guardate quanto è forte. Andiamo a chiedere informazioni anche per lui. E poi perché, se non mi sbaglio, può fare sia da ID che ES, e quindi è una cosa ottima per la nostra squadra. Simone Amico invece, allora, ci consiglia di andare a fare gli allenamenti per Kramaric, Schlup, Kanté e Drinkwater. E poi ci consiglia anche di provare a fare degli acquisti con il riscatto, perché esattamente me l'ero scordato proprio di questa cosa. Quindi grandissimo Simone Amico, che ci ha fatto ricordare di andare a fare acquisti magari per i giovani che non siamo ancora sicurissimi delle loro capacità, di prenderli in prestito con diritto di riscatto, che è una cosa ottima, anche perché abbiamo 27 milioni di budget, però ragazzi non possiamo usarli tutti. Poi Giulio Cusimano ci consiglia un altro giocatore che io già conoscevo e potremo prenderlo se magari non arriva qualcuno lì davanti, e si tratta di Bertrand Traoré, giocatore del Chelsea, attaccante, anche lui giovanissimo, 19 anni, che pure lui è già bello sviluppato anche a 19 anni, quindi potrebbe darci già una mano concreta adesso. Alessio Doriano invece ci consiglia un giocatore che sulla fascia veramente è preso in qualsiasi carriera, ossia Vlach o Vakl Cerni. Andiamo anche lui a chiedere informazioni. Devo dire che io non l'ho mai preso in nessunissima carriera, quindi la carriera con Leicester, perché ragazzi si dice Leicester, potrebbe essere una... cioè c'è sempre un inizio. Stefano Bianchi invece, sempre nella zona Ajax, ci consiglia, adesso devo imparare a scriverlo, no vabbè è già qui, Riedewald, 18enne anche qua, presente in qualsiasi carriera, perché ragazzi è un fenomeno. E dico che, cioè, nella carriera con Leicester non mi dispiacerebbe proprio prendere giocatori anche abbastanza monotoni, ma che comunque mi consigliate voi e che, cioè, magari neanche tutti li conoscono. Come ultimo giocatore invece, Drago Sfeiro ci consiglia il nostro Bailly, che avevamo comprato anche nella carriera con il Palermo. Devo dire che con la carriera col Palermo non trova tanto spazio, però è un giocatore, l'avevo provato tipo una volta titolare. Devo dire che mi aveva stupito.
ragazzi, eccoci qui. Io prima di andare a fare la partita, la finale contro l'Anderlecht, che tra l'altro sì, la giocherò, ci arrivano un sacco di notifiche. Ragazzi, io volevo salutare, allora, me li leggo perché Pulgadado, Lorenzo Solaro, X-Scorpion e Alessandro 7. Ragazzi, vi ricordo nuovamente che per un saluto basta un commento. Ragazzi, consigliatemi più che altro formazioni, perché mi è arrivato un consiglio di una formazione con un 4-1-2-1-2 con Cialoba e CDC e con Inler COC. Però ragazzi, consigliatemi altre. Questa qua, se non mi sbaglio, mi è stata consigliata da Saverio Tagli, quindi ti ringrazio tantissimo e mi raccomando, consigliatemi altre cose. Intanto ragazzi, ci arrivano offerte accettate. Il Fluminense che accetta i 2 milioni e mezzo per Marlos. Ottimo, andiamo a fargli subito un giocatore chiave, 20.000, perché questo giocatore lo voglio portare a casa. Poi Rusnak arriva, 7 milioni e mezzo come COC, e io questo ragazzi lo vado a comprare, perché comunque per con Hiller COC ragazzi ci sono stati dei disguidi. E allora Rusnak va a saldare il tutto. Arriva anche Daniel Villalva, giocatore veramente velocissimo. Poi ci arrivano le richieste. Allora, per Gabriel Jesus ci chiedono 6 milioni e mezzo. E io a sto punto vado a offrire al nostro Ulloa, che comunque mi avevate detto di mettere sul mercato. Vi ringrazio davvero tanto per chi mi ha messo, per chi mi ha consigliato quali giocatori vendere, perché ragazzi non si può solo comprare in questa carriera. Anche qua Riedewald ci chiedono pochissimo. E io adesso per Riedewald non so che offrire. Allora, James mi avete detto di venderlo, quindi non lo so, andiamo a vedere se c'è qualche difensore su cui magari poter un attimo. No, non c'è, quindi proviamo a offrire James più 4 milioni per Riedewald. Liam Bailey, il giocatore si è appena trasferito, peccato. E vabbè, Babacar rifiuta ancora. E nulla, ci arrivano comunque nuovi giocatori, quindi adesso andiamo a sistemare un attimo la formazione prima della finale del torneo, dove potremo prendere anche altri soldi. Ragazzi, ecco la squadra. Devo dire che esce una squadretta niente male, con Preciado e Vardy in attacco, Marez e Villalba come esterni. Villalba meno male ci ha salvato, non avevamo esterni sinistri, e lui invece, come potete vedere, può fare sia la TT, ma l'esterno sinistro è è un po' nano, perché è 1,58 m comunque. Però ragazzi, velocissimo sulla fascia, comunque mi piacciono. Poi questo Rusnak, non so perché Rusnak e Preciado mi ispirano tantissimo, guardate. Cioè, anche già che è alto 1,80, mi piacciono i CC comunque non troppo bassi, anche belli impostati. Cialoba come CDC, poi Karsdorp come TD, Benoluan e Ut come DC in attesa di Marlos e di altri difensori, e Fuchs, che è comunque il giocatore un po' più di esperienza nella nostra squadra, 29 anni, che come terzino sinistro comunque è ancora buono. Ragazzi, devo dire che comunque mi sta appassionando veramente tanto questa carriera, soprattutto per il vostro sostegno che mi date, commentate veramente in tantissimi, quindi ragazzi continuate così, che vi porterò, veramente giuro che vi porterò più video possibili di questa carriera. È che ragazzi ci metto davvero tanto a editarla, perché devo ogni volta andare comunque a leggere i vostri commenti. E Cerny ci chiedono pochissimo, ci chiedono veramente poco per Cerny. Andiamo a offrirgli 1,6 milioni proprio in contanti, perché Vakl, Cerny, io me lo vorrei portare a casa. La prima partita di tutta la carriera. Ragazzi, lasciate almeno 30 like e vi porto, giuro, vi porto subito il quarto episodio. Comunque Vardy, andiamo subito a giocarci la finale del torneo. Eccoci ragazzi, Leicester City, Anderlecht al Signal Iduna Park, ossia non giochiamo neanche in casa, anche se potete vedere che siamo a sinistra. È inquadrata qua la coppa estiva che Leicester vuole vincere a tutti i costi, che io voglio vincere a tutti i costi e che spero anche voi vogliate vincere a tutti i costi. Preciado, Vardy, Villalba, Rusnak, Marez, Cialoba, Fuchs, Ut, Benoluan, Karsdorp e Schmeichel o Schmeichel in porta. D'altra parte invece l'Anderlecht si schiera ragazzi con Praé, Tielemans, giovani che veramente possono fare la differenza. Comunque siamo partiti, la prima vera battaglia di questa carriera, e ragazzi vogliamo vincerla a tutti i costi per portarci subito nell'Albo d'Oro una coppa. E subito Vardy, Vardy, andiamo subito alla conclusione, mamma mia ragazzi come partiamo. Il Leicester, spero che ci sia un corner, no invece perché
Mahrez ha toccato la palla dentro a cercare Nathaniel Chalobah! Andiamo vicinissimi alla rete del vantaggio con il nuovo acquisto. Chalobah! Occhio adesso a Ezechiele, velocissimo come attaccante. Ma Benaluan, Mahrez. Mahrez, via Ashin Pong. Proviamo ad andare via. Ancora Mahrez, punto l'uomo lo supera. Mamma mia Mahrez. Per vie centrali, si fa tutto il campo ad allargare per Villalba. Villalba. Villalba! Villalba! 1-0! E che azione splendida! Azione splendida, Mahrez Villalba. Mahrez ha fatto una cosa assurda. Madonna! Giuro, all'undicesimo minuto non mi aspettavo una squadra così. Ma io spero proprio di poter competere per la Champions già da adesso, ma comunque per la vittoria del campionato. Come nella realtà sta facendo veramente benissimo. E Villalba, che ci è stato consigliato anche lui, è un acquisto che mi avete detto di far voi. Avevamo preso per davvero pochissimo, 2003. È basso, ma ragazzi, ha un tiro fenomenale, potete aver visto. E Mahrez ha fatto veramente una cosa stupenda. E comunque siamo già in vantaggio al 12° minuto, quindi super Leicester. Chalobah. Dentro, a cercare Vardy, attenzione perché c'è Vardy contro Obradovic. Vardy va a superare di netto il proprio difensore. Chiesto a Chimpong. Va a puntare Mahrez. Karsdorp prova ad aiutare il nostro Beniamino. Ancora Ezechiel, Imo Ezechiel, fermato da Benaluan. Ci potrebbe essere un contropiede. Benaluan, il passaggio è un po' lungo, ma Vardy ci arriva. Ci arriva il nostro Vardy, Jamie Vardy. Punta l'uomo, lo supera. Ancora Vardy, la mette dentro per Mahrez. 2-0! 2-0 al 26esimo, Mahrez e Vardy. Splendida l'azione, ma splendido questo Leicester. Vardy veramente è andato a prendere un pallone bruttissimo di Benaluan, supera due difensori, le mette in mezzo. Ricordo a tutti che la modalità è campione, quindi ragazzi, sto giocando veramente bene con questa squadra. Non ho fatto neanche una partita, ve lo assicuro, ma mi sto trovando al meglio. Adesso Fuchs, Rusnak. No, Rusnak, mi sta piacendo veramente tanto, ragazzi. Siete riusciti a creare una squadra che in 30 minuti già avanti di due gol. Veramente avete fatto un lavoro bellissimo, ragazzi. Siete stati tutti bravi, dal primo all'ultimo. Anche magari consigli che non ho potuto mettere nel video perché non ci stavano, perché erano troppi. Intanto guardate, ancora Vardy. Mamma mia, dicevo ragazzi, siete stati tutti bravissimi. Vi ringrazio un sacco, perché senza di voi questa carriera non poteva esistere. Intanto qua, Presado. Presado! Vicinissimi al 3-0. Chiesto a Suarez. Van den Boer, Suarez, buono il cross, ut. Possiamo ripartire con calma adesso perché siamo agli sgoccioli del match. Ma ragazzi, c'è un buco qua dell'Anderlecht che possiamo sfruttare con il nostro Presiado, che va a superare due uomini. Ancora Presiado, prova in qualche modo ad entrare. Presiado, la palla resta lì, mamma mia, quanti contrasti vinti da Presiado, che si vede che è proprio giocatore sudamericano, va a combattere su ogni pallone. E qua comunque siamo al 92esimo, siamo nei minuti di recupero della finale del torneo, che possiamo dire di aver vinto per 2-0, ripeto i gol Mahrez e Villalba, scusate. Ed eccolo ragazzi, Leicester festeggia, festeggiamo tutti insieme, festeggio anche io per la squadra che stiamo creando. Comunque ragazzi, splendida questa squadra, ve lo devo dire proprio, ripeto, abbiamo fatto una squadra fantastica. Eccoci ragazzi, andiamo a vedere quanto abbiamo fatto di soldi, ci arrivano intanto un sacco di relazioni. Allora, abbiamo fatto 3 milioni e mezzo che potremo andare subito a investire sul mercato. Intanto Fuchs indisponibile per 5 giorni. Ragazzi, allora, ci sono altre trattative intanto per Gabriel Jesus. E ragazzi, non me lo voglio far soffiare via dal naso, soprattutto Gabriel Jesus, andiamo a offrirgli di più. Allora, hanno offerto 4 milioni e 4, noi proveremo a offrire 5 milioni, così secchi, tac, per portarci a casa il nostro attaccante brasiliano. Poi per Burki altre relazioni, Ciro Immobile, così, ma questi giocatori li possiamo un attimo abbandonare perché comunque ragazzi abbiamo fatto altri acquisti nelle loro posizioni. Allora ragazzi, possiamo fare gli allenamenti, io adesso però potrò andare finalmente a fare gli allenamenti, ad esempio per giocatori come Presiado, che lo voglio allenare soprattutto in creazioni occasioni. E poi, allora, mi avete consigliato di allenare Kramaric, quindi lo proviamo, alleniamo anche lui.
Poi, allora, direi di allenare come sempre il nostro Marez, lo alleniamo in super alto uomo. Io adesso voglio allenare anche Rusnak e Chalobah, comunque giocatori che mi avete consigliato voi, ripeto. Quindi simuliamo il tutto, andiamo a sperare per qualche buona letterina. E buona letterina, la lettera migliore è la C, prende anche una F Marez, però. Vabbè, se simuliamo, avanziamo come sempre. E ci arrivano, allora, Marlon accetta finalmente Marlon. Quindi andiamo un attimo a sistemare il budget stipendi e portiamoci a casa questo difensore centrale, ottimo soprattutto perché è giovane. Eccolo qua, abbiamo abbastanza soldini, speriamo anche di riuscire a vendere qualcuno e farcene altri. Comunque Babacar rifiuta, basta, a questo punto non lo prendiamo più. Abbiamo preso un Marlon, quindi un altro difensore centrale che si aggiunge alla nostra squadra. Ci arrivano anche altre relazioni finali, come ad esempio questo Verbiage come ES. Però ragazzi, ripeto, abbiamo comprato veramente tanti giocatori. Eccolo qua, Marlon, andiamo a vedere quanto è. Io direi di metterlo al posto di Ut. Marlon 19 anni 70. Potete vedere comunque buono, cioè abbastanza veloce. C'ha un bel 66 in velocità scatto e 60 in accelerazione. 19 anni, può fare anche il CDC, quindi un altro acquisto giovane per il nostro Leicester. E adesso la coppia di difensori centrali sarà Marlon Benaluan. Benaluan veramente assurdo, l'abbiamo visto nelle partite, come si comporta, come riesce a tenere da solo la difesa. Quindi ragazzi, io direi di andare a simulare per l'ultima settimana. L'Ajax accetta 1,6 milioni per Szczęsny, quindi andiamo ad acquistarci anche il nostro Vaclav Szczęsny, andiamo a dargli lo stipendio che vuole perché chiede veramente poco di stipendio. E Szczęsny veramente mi piace un sacco come giocatore, soprattutto come il giocatore che potrebbe esplodere così da un momento all'altro. Il Palmeiras accetta i 5 milioni per Gabriel Jesus. Sono proprio curioso di andare a vedere l'overall di questo giocatore, perché comunque 5 milioni per un giocatore così. Mentre invece Kovalenko ancora non vuole arrivare. E ragazzi, cosa possiamo offrirgli? Possiamo offrire, non lo so, dato che Ulloa non l'abbiamo dato, possiamo offrire Ulloa per Kovalenko. Allora, Szczęsny accetta e quindi arriva anche Vaclav Szczęsny. Andiamo a vedere anche lui come sta messo. E ragazzi, stanno bombardando il Palmeiras di offerte da 5 milioni per Gabriel Jesus. Però noi, ragazzi, abbiamo già offerto il contratto. Szczęsny comunque 17,70 e 66. Ma ragazzi, guardate, è velocissimo. L'unica pecca che non ha tanta resistenza, ecco. Ragazzi, Gabriel Jesus accetta. Quindi fra tutte le squadre sceglie di venire in Inghilterra al nostro Leicester col nostro progetto importantissimo. Quindi andiamo a sistemare il budget stipendi anche per lui e andiamo ad accettare la sua offerta. Eccola qua. Andiamo a vedere quanto è forte questo Gabriel Jesus. E ha 18 anni, 72. Ma ragazzi, guardate, veloce. Velocissimo, anzi. Poi è alto 1,75 m, c'ha 4 stelle abilità. Mamma mia, ragazzi, mi sta piacendo sempre di più. Poi cos'altro? Controllo palla ottimo, buona finalizzazione, buonissimo dribbling. Ragazzi, questo consigliatemelo dove mettere, perché io lo vorrei mettere titolare. Mettiamo qua al posto di Okazaki in panchina, ma vediamo se può fare l'AS. Si può fare l'AS. Ragazzi, consigliatemi più formazioni possibili, più giocatori comunque ci rimangono, qualche milioncino ci rimane. Ragazzi, consigliatemi appunto quale giocatore possiamo comprare anche con il prestito, con il diritto di riscatto. E vi ricordo di lasciare 30 mi piace, di iscrivervi se ancora non lo siete, cioè se ancora non siete iscritti. Ragazzi, da Dato Jackson è tutto, io come sempre vi ringrazio e ci vediamo al prossimo episodio della nostra carriera interattiva. Ciao ragazzi!